prima di entrare in questa chiesa armoniosa ed essere accolti dal sorriso della speranza come una preghiera, siamo passati dalla casa ideale di Giuseppe Verdi, dove uomini si trovano e ciascuno ha il nome di un'opera, di un'opera incredibile del grande musicista, che nel 1870 aveva deciso di non scrivere più musica, tanta era la cattiveria che aveva intorno e l'incomprensione, e ha detto: torno a fare l'agricoltore, o meglio, mi metto a fare l'agricoltore. E difatti una musica che ha scritto proprio nella sua tenuta di agricoltore era firmata così: Verdi Giuseppe, contadino, agricoltore. Noi siamo passati prima, ci siamo incantati davanti a tanta armonia, abbiamo intonato insieme a questi uomini Va pensiero e abbiamo ricordato Giuseppe Verdi, contadino. Qui si racconta del contadino che si alza il mattino, che si lava gli occhi nel ruscello vicino a casa, e dice con le parole degli uomini di montagna: tac ne tac, audezunna aukiko, che venga giorno o che non venga giorno, quando sento premere l'alba con i colori lontani che vengono dal mare, io mi alzo. Queste ragazze vengono dal mare, vengono da terra e acqua. Leggete la dichiarazione d'amore che c'è in fondo alla pagina dove ci sono gli elenchi dei canti, e sentirete palpitare: ranche bel, pulton clame molental, vado dove scorre e gira il mulino, e li sento che il giorno arriva e mi riempie il cuore.
In questi mesi di rottamazione, l'Italia ha rottamato il corpo forestale dello Stato, lo ha cancellato. Dal 1° di gennaio i nostri carissimi militi, vestiti con il colore del bosco, vestiti con il colore delle foglie a primavera, i nostri forestali non ci saranno più. Diventeranno vigili urbani, dirigeranno il traffico, qualcuno diventerà carabiniere, ma il corpo forestale dello Stato è stato cancellato e nessuno ha protestato. Siamo diventati succubi di queste decisioni. I nostri marescialli, i nostri carissimi brigadieri, i militi che con il binocolo andavano a contare i camosci, che contano perfino gli uccelli a stormo che migrano, che proteggono le nostre colline, le nostre campagne, anche dai bracconieri, dai cacciatori scriteriati, non ci saranno più. Il corpo forestale dello Stato è stato cancellato. E non si capisce perché. Perché la caccia? Ora il coro intona come un'ansia di ragazze, di mamme, e dice: scappate, andate via, non fatevi più vedere da queste parti, uccellini. E agli uccellini diamo i nomi, i miei nomi, delle mie contrade, delle mie valli. Il passero, la selichita, il montano, tutti i piccoli e grandi uccelli che volano e che cercano nella stagione l'ultimo balzo per andare in cerca del sole. Scappa Osedetto, scappa uccellino, e vorremmo dire anche ai militi della forestale: scappate da questo luogo che non vi ama più.